Abbiamo il grande Max, lui che ha cantato Sei un mito, e invece devo dire che il mito è lui. Devo dire che il mito è lui con la sua bella icona disegnata alla grande da Zero Calcare. Come stai, Max? Ci sei? Eccolo qua, Max. Allora, mi accetti da Potenza? Accetta, ti prego. Allora, facciamo così, magari non stasera, vediamo, forse stasera non riusciamo, però vediamo quanto durerà poi anche con Giovanni la cosa, magari qualcuno in coda possiamo anche prenderlo. Allora, io leggo in attesa di Max Pezzali, vabbè, che Max probabilmente sarà andato a fare un giro con la sua Harley Davidson. Vediamo un po' se... allora, lo riproviamo a contattare. Allora, annulliamo. Max Pezzali, vediamo. Allora, Chris, Eccoci, ce l'abbiamo eccolo! fatta. Io Max, ma continuavo a sei... andare e non mi prendeva. Ciao Giorgio Ma e sei ciao a tutti. abbronzato? No, sto prendendo un po' di sole in giardino In giardino, ultimamente. come noi, come tutti. Sì, tanto che fai se no. Senti, Max, ma stavo pensando oggi, no? Ma uno che gli piace così tanto andare in moto, come... È come chiudere, veramente, chiudersi in gabbia, perché uno che va in moto diciamo che in qualche modo coltiva quella passione perché non vuole stare chiuso entro delle L'aria pareti, no? aperta. L'aria aperta, uscire. Stare qua con la moto in garage è veramente tristissimo, Cioè, però ma che poi, d'altronde. come tutti quelli, tutti gli arleisti, perché io li ho conosciuti, ho conosciuto Pistarino, che era, tu sai che è un appassionato, stava là, È quasi un integralista lui, sì, integralista, eh? integralista, stava là, se la puliva, se la Sì. lucidava, poi lui c'aveva l'Electra Glide, come si chiama? Sì, Electra Glide Enorme. Ultra Classic praticamente pesava circa 8 volte lui, 9 volte lui più o meno. E Ma quindi. guarda, tu non sai, ti devo raccontare, cioè tu forse conoscerai Alberto Di Risio, Riccardo Cassini, che sono Sì, dei miei autori. come no. Ecco, quando stavamo scrivendo Torno Sabato, eravamo in Versilia e Pistarino ci chiamò perché dice: ragazzi, mi dovete venire ad aiutare. Perché era, siccome c'era il ghiaino, lui era rimasto con i piedi ed era, e lui è basso, capito? Non arrivava e Scusa, stava con i piedi puntati, che non riusciva a scendere dalla moto. E allora, siccome Riccardo lo sapeva di questa faccenda, lo abbiamo tenuto un'ora là che non riusciva a scendere. Ma... ma lui era strepitoso perché appunto aveva quel problema che sostanzialmente si era preso una motocicletta, secondo me, un po' inadatta alla Un sua po', struttura beh, cioè, fisica. chiaro. E lui aveva spesso questo momento del danzare sulle punte perché una volta era uscito, aveva preso una curva un po' larghina e era finito quindi nell'altra, cioè in una strada dove non passava nessuno di quelle in montagna. Quindi l'aveva preso un po' larga e ha detto, invece di chiudere subito, preferisco uscire un attimo e poi tornare indietro a piedi. Solo che si è trovato con questi piedini che non riusciva. Cioè, e chiaramente. Sai, poi è un ambiente in cui si ride per molto Sì, meno, poi alla fine, cioè, è chiaro che certo. ti Sì, trovi sì. con tutti che ti fanno un mazzo Sì, così, sì, sì. Bello, però mi però piacciono tanto proprio gli accessori. sì, Sono belli, eh. ma Tu... lì sai cosa c'è? È che continui, è una sorta di, diciamo, di hobby, al di là dell'andare in moto, diventa un hobby anche proprio come per quanto riguarda la manutenzione, il migliorarla anno dopo anno. Quindi alla fine diventa una sorta di passatempo anche quando in moto non ci vai, Sai che sostanzialmente. volevo, c'è stato un momento, c'è sempre un momento di follia, io non vado in moto, però sempre stato un momento, io ho fatto un film dove dovevo guidare, era una moto Guzzi, forse un Guzzi, Sì. un Guzzetto piccolino, e mi era preso la passione, dico, voglio comprare la moto, e Pistarino, ma vabbè, ma fanculo, comprati la 883, compri... Certo. L'ho provata, però io ho un problema alla schiena, quelli senza ammortizzatori è Sì, una te la pelle. prendi. Sì, ma infatti il problema, io per esempio, che comunque andando verso i 53 anni comincio a sentire due, tre Però adesso lo problemini. sai che quando tu dici 53 anni, io te lo devo dire, ma veramente è in che... Io ti ho incontrato in treno, te l'ho anche detto, col cappello, con la Sì. catena, con la t-shirt, tu, ma
Tu sei Highlander. No, vabbè, ma io sai cos'è? È che sembra, perché cerco, sai, bene o male, noi facciamo dei lavori in cui anche tu siamo a contatto spesso con persone di età diverse, esatto, dobbiamo interagire. Poi tu ti contamini spesso anche con sì, per collega, quindi. Io, esatto, io comunque parlo con tanti colleghi più giovani, quindi in qualche modo mi tengo, però poi in realtà il tuo corpo, il fisico, lo sanno invece che età hai, cioè nel senso te lo ricordano. Quando Dillo vai a in me. giro e devi prendere l'occhi dopo una giornata in moto Ma perché bravo, 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 quella roba lì. che c'è il collo che rimane Sì, un po' è così. un po' così che vai a dormire e dici, Mamma porca mia. giuda, e devi fare lo Perché stretch poi con la gamba. sono tutti piccoli acciacchini piccoli, Sì, perché io non ho il grande, no? esatto. Però Non non è la come cosa quelli. grossa, sono Sì. dei piccoli danni che messi insieme dici, però Lo sento, lo lo sento, dà sento. fastidio. Però tu veramente hai attraversato due generazioni musicali, Max. Guarda Ma che. ringraziando il Dio, sì, insomma, sono sopravvissuto Ma a poi, guarda, cose. rimanendo coerente alla tua musica, perché poi hai fatto collaborazioni, come Sì. abbiamo detto prima, però coerente con le tue metriche di testi, con la tua musica. Sì, io ho sempre cercato di fare quello che piace a me, divertirmi, perché poi, sai, il rischio è sempre quello di volersi adeguare a tutto quello che succede, e sai, le cose succedono. Cioè, comunque, io sono dell'idea che non puoi metterti in competizione con un ragazzo di 20 anni che ha Non ci tutte le penso. cose da raccontare, ha tutta Sì. la vita ha un altro entusiasmo. Tu puoi solo raccontare la tua, il tuo presente, la tua quotidianità, non puoi raccontare quella degli altri, no? Alla fine uno deve essere un po' se stesso, perché se no, se giochi all'inseguimento, sei sempre in È ritardo, vero, è ecco. vero. Poi abbiamo una passione, io e te, tu ci hai fatto una canzone addirittura, che poi è stato il tuo successo mondiale. Ma abbiamo la passione per i fumetti. Certo. Marvel, tra l'altro. Marvel, tra l'altro, esatto, dai tempi in cui Marvel non era Marvel di adesso, Di cioè adesso che fai l'impero, fai che film, fai film. Marvel non se la filava nessuno a un Nessuno. certo Sì, punto, sì, 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 sì. perché dopo i tempi d'oro dell'editoriale Corno negli anni Sì, 70, esatto, no? bravo. C'è stata quella fase, diciamo, di flessione alla fine degli anni, insomma, gli anni 80, così che non era più Sì, poi hanno quello. fatto anche delle edizioni che secondo me, che io ho trovato eccessive nei disegni, nelle Sì, cose. Ci si allontanava troppo da quella. ma perché era il periodo, secondo me, in cui il fumetto americano, specialmente quello supereroistico, anche lì, è quello che dicevamo prima, cercava di inseguire la moda dei manga, no? Cioè stavano Sì, nascendo, bravo, cioè i manga in sì. tutto il mondo avevano un successo pazzesco, allora dice, dobbiamo cercare in qualche modo di intercettare i gusti dei ragazzini, ma tu non lo puoi, cioè tu Marvel non lo puoi Non fare, lo puoi fare, perché è non lo puoi vero, fare. è Senta, vero. io mi ricordo, cioè, adesso so che annoieremo tantissimo, però No, vabbè, una ma cosa che magari. invece no, perché io ho letto qua sotto, ci sono un sacco di appassionati di Certo, fumetti, perché ovviamente. alla fine una cosa per la stessa. Ma ti ricordi quando era nato l'universo 2099? Che avevano fatto, cioè, tutti i supereroi, la Marvel a un certo punto per creare una nuova. Dice, facciamo una cosa Collana. figa, una nuova collana. Aveva tutti gli stessi personaggi, però spostati avanti di un secolo, cioè dal Esatto, sì. Esatto. 1900 al 2099. Come dice, ma poi fa Spider-Man 2099, il The Punisher 2099, No, cioè uguali, esatto. però che c'entra farli nel Sì. Esatto, 2099? esatto, esatto. Eh sì, hanno tentato di fare. Sì, poi facevano, per esempio, l'Uomo Ragno, quello nero, hanno fatto Sì, quello, no, gli i universi loro. paralleli perché Bravo, dice. universi Che se arriva paralleli. è quello che l'ha, beh, Sì, però poi ultimamente lo fa Superman con la barba, cioè sì, robe che non si esatto, che è può. una roba che non si può Batman con la guardare, barba, che non si possono. non si può guardare. Senti, Sì, noi ci siamo visti quando è? 2 estati fa con Nick con me e che Francesco Renga. Francesco. È stata una bella esperienza quella là, È stata un'esperienza meravigliosa perché io personalmente ho trovato non solo due grandi colleghi, ma ho trovato due persone straordinarie. Cioè, si è creato un rapporto veramente incredibile e io non avevo mai lavorato diciamo, ossia, al di là dell'esperienza 883, che però era comunque una cosa che era nata così, eccetera, non avevo mai lavorato con altri artisti, non avevo mai condiviso il palco. Per cui mi sono trovato nella condizione di dire come sarà, ed è una figata perché non hai da solo tutta la responsabilità di come va, cioè, ossia, hai è vero, è tutto sul divisa, è divino, è divisa. condivisa.
Quindi si crea immediatamente un effetto gita Sì, ma scolastica, poi è adesso bello vorrei perché dire. il tuo pubblico conosce la musica Esatto, dell'altro, eccetera. e si crea un'atmosfera Pensa che io meravigliosa. invece con Pieraccione Conte ho dovuto fare tutto io, quindi ti capisco. Certo, no, Sì, ovviamente quando svolta. Leonardo faceva delle robe, magari la gente andava al bagno, andava al Esatto. bar, Poi mettevo dentro arrivavi tu, chiaramente Leonardo. dovevi Sì, sì. ritornare tu per richiamare tutti. Senti, in questa città, perché Roma? Tu sei di Milano? Io sono di Pavia, poco fuori Milano, in questa città perché io, diciamo, mio figlio vive a Roma, è nato là e quindi io, è una città in cui ho vissuto per Certo. diversi anni e poi adesso, appunto, adesso no, però insomma, prima della quarantena, su base settimanale, ogni 7-10 giorni al massimo, prendevo il classico treno Treni, ti ho visto, ti ho incontrato un veloce, sacco di volte. esatto, dove ci siamo incontrati tante volte lì sopra. E andavo a Roma per vedere lui, per stare quei 3-4 giorni insieme. E quindi io ho sempre avuto, avendoci vissuto a Roma, arrivando da una piccola città del nord, lo shock è doppio, perché non è solo la metropoli, ma è la metropoli in cui improvvisamente tutte le regole che secondo te valgono, lì non Non valgono più, valgono no? più. Quindi, cioè, devi imparare a reinventarti ogni volta che esci nel traffico, che devi andare a fare una cosa, è tutto Gli orari, faticosissimo, gli orari, qui è tutto ci vediamo faticoso. verso Verso mezzogiorno. mezzogiorno. Io mi ricordo i primi tempi in cui vivevo là, parliamo del 2002-2003, vivevo a Roma e mi organizzavo, mi ero fatto un gruppetto di amici legati soprattutto al mondo delle motociclette. Dice, dai, ci vediamo là, per esempio, al centro, in un posto in centro, alle 9, cena alle 9, prenotato alle 9. Io arrivavo chiaramente 9 meno 5, 9 meno 10, ero già là, avevo ben organizzato. E il primo che sentivo era alle 9 e un quarto che mi diceva... Oh, sto a parcheggiare, ho Certo, capito lì sì. che sto a parcheggiare perché parto adesso da casa, in Sì, realtà. è vero, è vero, è vero. E non è per maleducazione, è perché è una città talmente complicata e imprevedibile che devi imparare a gestirti le Sì, cose in devi maniera più rilassata. improvvisare. Devi improvvisare, è la forza dell'improvvisazione. Ed è una città che però io amo talmente tanto, un po' perché ci vive mio figlio, un po' perché ci ho vissuto dei momenti meravigliosi. Che alla fine, anche quando ti mette alla prova, affaticandoti dal punto di vista psicologico, eccetera, però poi ci sta sempre, c'è un momento in cui ti sa dire: ecco, io invece sono anche questa cosa qui. Ti Esatto, sussurra nell'orecchio, ti fa è vedere una vero. sua bellezza, ti fa Ma vedere un suo infatti io, lato guarda, umano. ho letto un sacco di commenti positivi su questa cosa della descrizione di Ma Roma. infatti la cosa strana è che sono commenti positivi da parte di Dei romani che di solito romani, sono è molto questo, infatti, questo. selettivi nella. E lì poi tu in Non questa città hai perdonano. unito tre tue passioni, la musica, Roma ovviamente, Sì? Certo, e il fumetto con Zero Calcare, iniziare questa certo, collaborazione. certo. Com'è Guarda, Zero io... Calcare come Zero persona? Calcare è la persona più straordinaria. Allora, io lo seguivo appunto da fan, perché Sì, lo noi so, da lo so. amanti di fumetti, cioè, Fumetti. sappiamo che i graphic novelist italiani forti da un po', cioè quelli che Zero Calcare, Gippy, Sì, Macox, super. erano Sì, sì, quelli sì. da, cioè alla fine quelli non li puoi non seguire. Però per me Zero Calcare valeva sempre più perché ha sempre questa sorta di autoanalisi, no? C'è sempre questo personaggio suo di Zero Calcare con la maglietta del punitore, cioè, che continua a scavare dentro se stesso alla ricerca di risposte che spesso non ha. E non so, è una cosa stupida, ma a me Zero Calcare, che è un ragazzino rispetto a, Sì, cioè, voglio infatti. dire, mi ha insegnato più cose su me stesso e su certi procedimenti psicologici che uno fa su se stesso di quanto magari non possa avermi insegnato, che ne so, un professore Ma ai si tempi vede, dell'università. Quando ci siamo incontrati, io era come se ci conoscessimo da sempre, perché lui conosceva le mie canzoni, io conosco tutta la sua opera omnia, praticamente a memoria, e alla fine, ogni volta che parliamo, siamo due nerd un po' complessati, un po' sociofobici, no? Diciamo, sociopatici. E quindi quando ci troviamo insieme si scatena. È una delle persone con le quali mi trovo più a mio agio, perché anche senza che lui sappia che cosa sto dicendo, capisce già immediatamente dove voglio andare a ma parare, infatti no? anche con Sembromattola è coinvolto. Assolutamente, sì, ormai è una, diciamo, è una sorta di sodalizio che, ripeto, anche senza parlare, mandi la cazzo, oh, ti piacerebbe fare la cosa
sì, è figo, gli viene l'idea, basta, ed è quello. Bello, è bello, cioè, sì, quando accadono quelle robe là è bellissimo. No, ma infatti io è uno dei più bei regali, cioè averlo conosciuto come persona, perché chiaramente come professionista, come artista lo conoscevo, ma averlo conosciuto come persona è uno dei più bei regali dell'anno scorso, cioè degli ultimi 2 anni. Ecco, ma si vede, si vede. È molto, cioè, se io ho visto tanto di te, sei stato bravissimo nella comunicazione, perché ho visto tantissimo, anche perché tu avevi in progetto di fare questi due San Siro. Esatto. Com'è la faccenda? La faccenda non la sa nessuno, nel senso che come sta succedendo per molti che fanno il nostro mestiere, che comunque si trovano ad avere a che fare con strutture pubbliche o strutture comunque a gestione, cioè pubblica gestione privata, ancora oggi non si sa che cosa succederà a luglio. Stiamo ancora navigando a vista, non c'è stato comunicato niente di ufficiale. Per me chiaramente San Siro è un sogno che diventerebbe realtà, è una roba che dici cacchio, lavori tutta la vita e ti danno l'occasione della vita, due serate a San Siro io vabbè, ma comunque se i tempi sono maturi, esatto, io mi sto attaccando al sogno ancora e so che alla fine o lo faremo o verrà spostato o qualche cosa succederà, però quando salirò su quel palco sono sicuro che vorrà dire che ci siamo talmente tutti tolti tutta sta paura e lasciata alle spalle tanta frustrazione che sarà, puoi fare il concerto più bello della tua vita e puoi smettere il giorno dopo. Guarda, anche io lo sai che ho quella convinzione lì, cioè io sento anche da parte di colleghi, perché sì, io sì, ho sì. Dei colleghi ogni tanto sento che sono in depressione, no? Sì, cioè, nel normale. Senso, ho capito, però comprensibile, cioè, sì, sì, ma è comprensibile, però tu non puoi dire ah non sarà più come prima, ma come? No. Secondo me invece, cioè io anch'io ho sospeso uno spettacolo in confronto al tuo molto piccolo, facevo i teatri, però voglio no, dire no, ma certo, se, no. No, però voglio dire, se io questo spettacolo l'ho spostato e comunque avevo già gli esauriti, cioè la gente veniva, sì, sì, so sì, che, sì. Se io lo sposto di qualche mese o anche di un anno, non è che io in un anno la gente ha non viene più, non, no. Cioè, che vuol dire? E poi secondo me invece avrà talmente tanta voglia, vero, di vedere spettacoli, noi saremo gli ultimi a uscire, ma saremo i primi a raccogliere, secondo me. Hai perfettamente ragione e sono assolutamente d'accordo, perché è vero che saremo gli ultimi probabilmente a uscire da questo tunnel, perché purtroppo il nostro lavoro è basato sull'aggregazione, cioè noi lavoriamo per quello, più gente abbiamo davanti, più gente facciamo ridere, divertire, emozionare, abbracciare, e più siamo stati bravi a fare il nostro lavoro. Logicamente ci vorrà del tempo, ma anch'io sono convinto che le persone avranno, quando sarà il momento, le persone avranno una voglia e un bisogno di ritornare alla vita, a condividere. Sarà ecco, tutto, a condividere, pieno, tutto pieno. Che sarà tutto pieno, tutto e pieno. Non ci sarà più un tutto un pieno. Uno spazio. Guarda, io sono convinto che a tutto questo ha un senso. Anche questa cosa. È stato secondo me un reset, un po' di qualcosa. Cioè ogni tanto evidentemente il mondo ha bisogno di un reset. Ma sì, ma la storia, no, ce lo insegna. Secondo me eravamo tutti a un punto in cui ci sentivamo invincibili, no? C'era questa idea di invincibilità e ci siamo oggi, purtroppo nostro malgrado, e purtroppo ne hanno fatto le spese spesso i più deboli, le persone più esposte, gli anziani, le persone già ammalate, però purtroppo ci siamo dovuti rendere conto, fare un reality check, come dicono gli americani, cioè, sì, trovarci di fronte alla realtà che siamo e capire che vincibili. Se basta siamo vincibili e basta una cosa che non riesci neanche a vedere, una forma di vita elementare, tale, assolutamente, che può arrivare a mettere in crisi tutto il sistema su cui tu hai costruito, ma anche economico, tutto. Economico, quello, no? Cioè, tu dici, si formano e si distruggono le fortune, patrimoni, redditi di nazioni anche solo con un sentito dire, no? Viviamo in questo mondo. Tu immaginati che cosa può aver fatto un solo virus, cioè un cosino così invisibile nel mondo. Nel mondo, può distruggere il mondo come lo conosce. Allora dico, forse bisogna organizzarsi in modo che non sia più così, di vivere in un mondo... E noi siamo lì... Con il coreano a dire che c'hai i missili, cioè... Esatto, stiamo lì a guardare alle cose, no? Sì, ma sì. Probabilmente dobbiamo organizzarci e riorganizzarci in modo che non sia più possibile, che non possa più succedere che una cosa così piccola distrugga tutto. Cerchiamo di organizzarci in maniera diversa. Parole giustissime. Guarda, io ogni tanto leggo anche i commenti sotto mentre...
E c'è qui, ti dà, a parte devo mettere gli occhiali perché ti danno ragione, è ridicolo. Che 54 vengono fuori, eh? Allora, qui c'è. I commenti sono sulla musica, ovviamente, ti amo, sei un mito, eccetera, eccetera. Poi si va in una cosa che a me fa un po' meno piacere, no? Adesso ti spiego perché. Savino, Fiorello, Amadeus, tu, siete tutti interisti. Sì. Cioè, allora, tu devi molto di più a Moratti o a Cecchetto? Cioè, fammi capire. No, perché... no, guarda, allora, io credo che ci sia una sorta di, non so per quale motivo, di... ma ne hanno scritto, sono stati libri sull'argomento, ci deve essere una sorta di psicopatologia dell'interismo, no? Cioè è plausibile che chi a un certo punto è nato ed è diventato interista, se non era interista nei periodi della grande Inter di Herrera, quella roba là, dopo comunque è stato interista in periodi in cui ha sofferto le pene dell'inferno senza motivo, perché avrebbe potuto, vivendo a Milano, vivendo, certo, certo, ti fare di una squadra che vinceva molto di più. Non di è più. Che non avevi alternative, cioè avevi tutte le alternative. Quindi, probabilmente, se tu sei interista, hai una predisposizione alla sofferenza, all'interiorizzare le cose, che ti porta ad avere una sensibilità. Una predisposizione artistica. Esatto, cioè, se sei interista... È più facile perché sei abituato a una sofferenza interiore che dici, e poi agli sbalzi, no? Sì, perché sì, c'è dei momenti, bellissimo, se siamo primi a Natale, una cosa, boh, arriva il 6 gennaio, è vero, la... È c'è vero. La catastrofe. È vero. Guarda, io ti comunico che sono milanista e sono in buona compagnia, c'è Diego, c'è esatto. Teo, Teocoli, assolutamente. C'era... Anche noi adesso sappiamo che cosa vuol dire soffrire. Ma esatto, guarda che lì purtroppo, secondo me, è l'inizio, cioè il momento peggiore in cui i milanisti hanno capito un po' cosa volesse dire essere interisti, è stato quella partita delirante, quella finale con Liverpool, esatto. No? Che sei a 3-0. Ma... vai negli poi ti rifai perché poi la rivinci. Sì, però dopo. Quella... Ma quell'esperienza lì, il tuo cuore, il tuo sistema, cioè non la passano più. È un trauma che ti rimane, cioè non ti passa più. È come per noi il 5 maggio, no? Quella cosa lì, non, uno no. Dice, se l'hai vissuta, puoi aver vinto tutti gli scudetti sì, che sì, vuoi sì. Dopo, ma quella roba lì ti rimane. Sì, sì, è una cosa che ti ritorna sempre, ogni volta che sei vai sugli spogliatori, sul 3-0, dici, aspetta. Sì, esatto, aspetta. Esatto. Non è ancora finita. Ti viene un esistenzialismo di fondo, no? Sì, sì. Che è, ma sta andando tutto bene. Sai proprio che quando sta andando tutto bene devi stare attento che può andare tutto male. Esatto, esatto, esatto. Sì, l'Inter degli ultimi tempi è stata un po' così, l'ho seguita. È quella roba lì, sì. È matta. Bisogna essere un po' folli. Sì, ma è una follia che poi subisci, perché uno dice, a volte sarebbe bello essere belli concreti, ma non parlo solo nel calcio, nelle cose normali. Uno dice... ma un po' di sana normalità, la normalità, no? La normalità. Un anno tranquilli, ce lo fate fare. Dici 1-0 male, anche sì, giocando sì, male, sì. Se ne frega. No, o tu fenomeno, no, ma adesso guardate che figata c'è quello adesso, E poi improvvisamente il crollo, che non c'è avuto gente sì. Che fa, sembra che non giochi assieme mai, allora, che non si conoscano. Lo slogan di questo nostro incontro sarà, siamo destinati a soffrire. Assolutamente, assolutamente. Grazie Max. Grazie infinite Giorgio, è stato un grandissimo piacere. Anch'io. Guarda, sono felicissimo che tu mi abbia ospitato, ti mando un abbraccio fortissimo e speriamo di poterci abbracciare finalmente anche dal vivo. Grazie. Presto. E anche le tue cose personali che io e te sappiamo che vanno. Esatto. Bene. Speriamo, stiamo, speriamo. Siamo lì, dai. Grazie ciao, infinite Max. Giorgio. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao. Grazie Max Pezzali, veramente sarei stato un'ora a parlare con lui.